Insieme a Sonia Cavese, turno preliminare di Coppa. I ragazzi di Mister Rosolino hanno un unico obiettivo, quello di recuperare i due gol di svantaggio. È terminata 2-4-2 all'andata a Cava, zona di Roma, quindi due gol esterni di Eli Karin e Mariniello danno ancora speranza a Rosolino, che oggi esordisce sulla panchina dell'Insieme a Osonia. Gara che inizia in questo momento, subito il lancio in avanti da Cagliazzo, prova a inserirsi il dai e vai con Maggini, il pallone lì, Mariniello, gol! Gol di Mariniello al quinto, la sblocca lui! Mezzo le linee quest'oggi di Maggino. Cross in mezzo, Mariniello si gira, tira, ma nulla da fare. 4, Elia Coelho a salire, intanto Scognamiglio battezza bene il pallone. Pallone teso in mezzo di testa, pericolosissimo. Astri per via centrale, possibilità addirittura di tiro. Inserimento in mezzo di Piero Agostini, il tiro e c'è gol. Fermi i due centrali. Pallone in mezzo per Mariniello, si gira e tira. Palla alta. Tiro di Cagliazzo di poco al lato, che praticamente Piero Agostini è 98, tanto azione pericolosissima. Pallone teso in mezzo, il colpo di testa e c'è gol. Si arrabbia Piero Lozzi, voleva una segnalazione, ma intanto arriva il gol dell'1-2 della Cavese. Lo mette a segno Elia Coelho. Battuta, il tiro e c'è il gol, Mariniello, gol per lui, 49esimo, tornano in pari le cose, 2-2, Mariniello. Meno i rigori, tiro di Maggino, buona la sua Casnichi, semina di Vito. Prova il varco per il cross, cross che arriva in questo momento, svirgola Piero Agostini, ma l'aveva messo in mezzo Mariniello, anticipato da Corsi. Buona azione Antoni, prova ad alimentare, si perde per un attimo la sfera, poi Maggino cerca, anzi Di Vito cerca il varco, il tiro, c'è gol Di Vito quando siamo al quarto minuto del secondo tempo, mette il risultato sul 3-2, un gol per andare ai rigori alla Osonia. Questo è quello che occorre. Tanto lancio in avanti, tiro pericoloso, taglia tutto. Pallone in mezzo, Matozzo di testa e c'è il gol. L'arbitro blocca tutto, fuori gioco. Torna Pascarella a cercare l'intervento, il tiro e c'è il gol. Gol da parte del numero 8 Chialastri, 11esimo minuto, 3-3. Stare a casa, sicuramente non vediamo i rigori per la gioia di Enrico Duda Torre. Tanto il pallone in mezzo, Elia Coelho. Pallone di Sensio, bello il tiro. Non riesce a volare in questo frangente, arriva comunque cross, impensierisce Sabelli. In qualche modo il pallone ritorna indietro per Badu. C'è il libero di Vito, Badu cerca il tiro. Bello il gol di Badu. Lo aveva cercato il ruggito del leone. 46esimo, Badu.
porta a 4 il gol dell'Insieme a Sogna contro i 3 della Cavese. Toppa sicuro e buono di Sensio. Pallone in mezzo, Marinello. Palla fuori. L'arbitro dice che può bastare così. Fischiare al 50esimo. Termina 4-3 allora. Vittoria della Sogna, ma non basta per la qualificazione. Chiude comunque tra gli applausi la squadra di Rosolino. Passa la Cavese al quadro principale di Coppa Italia. Sì, sicuramente sapevamo che comunque il 4-2 dell'andata non ci dava la certezza di passare il turno, perché sapevamo di affrontare una grossa squadra, perché secondo me è una squadra veramente allestita bene, con degli ottimi giocatori, e quindi siamo venuti con la testa giusta per cercare quantomeno di fare un risultato che ci permettesse di passare il turno. E poi come ha trovato la Sogna e come sta lavorando? Ma diciamo, prima di tutto sto cercando di ricostruire mentalmente la squadra, che era un po' smarrita, e con allenamenti stiamo passando dal semplice al complesso. Abbiamo cambiato qualcosa nella struttura tattica, da 3 siamo passati a 4, e devo dire la verità, ho trovato un gruppo molto recettivo sotto l'aspetto tattico. Infatti ho dato solo delle piccole indicazioni che hanno recepito molto bene. Dopodiché, infatti, domenica abbiamo fatto una partita molto bella, molto intensa. Ci siamo allenati pochino ieri perché abbiamo potuto fare poco, e oggi ci siamo presentati. Purtroppo recuperare 3 gol, 2 gol è sempre un'impresa difficile, probabilmente qualche problemino. Se il risultato fosse stato meno, diciamo, pesante, come, ma non perché voglio dare la colpa assolutamente, anzi lo ringrazio per il lavoro che ha svolto prima il mio predecessore. E recuperare questa squadra adesso non è probabilmente nelle condizioni di poter ribaltare con serenità e con tranquillità. Questo gli avevo chiesto prima, e si sono evidenziati poi nei momenti importanti della partita un po' con tutte le problematiche psicologiche di questa squadra, vale a dire sull'1-0 dobbiamo stare più tranquilli, cercare il secondo gol non di fretta, abbiamo lasciato un po' di spazio a loro e soprattutto un atteggiamento tattico su palla ferma, insomma, inesistente per me dal punto di vista, diciamo così, di attenzione. Il secondo gol credo che sia il fuorigioco, poi l'abbiamo ripresa, abbiamo fatto il 3-2, lì un'altra volta per la fretta potevamo fare il 4-2, purtroppo loro hanno fatto il 3-3, però alla fine abbiamo reagito anche a 10 uomini. C'è stata la vittoria, la seconda vittoria, forse che non è servita alla qualificazione, ma comunque è servita alla squadra, per capire che loro possono produrre bene, insomma, con calma, con tranquillità e con serenità. Purtroppo sono cose, io non sono Mago Zurlì, non sono nemmeno, posso cambiare dal giorno alla mattina. Certo, abbiamo qualche problema, lo riferirò in società, perché è evidente, chi non capisce di calcio, siamo molto corti dietro e dobbiamo fare qualche cosina in quel reparto, perché altrimenti possiamo avere dei problemi.